Ti è piaciuta questa chiesa che abbiamo visitato, lui? Sì, bella, anche perché è storica, è stata costruita nel 1324. Senti, ma tengo fame, cioè, ma è mangiare una pizzetta. Fra, ma sono le 11:30, ma quale pizzetta? Andiamoci a mangiare una sfogliatella di scatola turca che è buona. Vabbè, andiamo. Ma no, dobbiamo andare di là. Ma no, dobbiamo andare di là, fidati di me. Vabbè, ah, fai prima, chiedi qualcuno. Ci dobbiamo chiedere, vabbè, fermiamo questi ragazzi. Sapete, un posto dove andare a mangiare? Noi stiamo andando a mangiare in pasticceria a Scaduccio, se volete venire insieme a noi non ci siamo proprio. No, ma noi vogliamo una pizza. Ma Scaduccio fa la pizza. Ma poi ragazzi sono le 11:30, io vi consiglio una sfogliatella. Vabbè, in effetti, va bene, andiamo. Scaduccio vuole che diciamo, andiamo. Ma cosa prendiamo? Un comunque era proprio buona questa sfera. Ah, io te l'ho detto. Però vorrei proprio conoscere chi le ha messe. Vabbè, io conosco il direttore, ma mi ha Oggi siamo nel laboratorio della pasticceria di Scaturchio. Buongiorno, con chi siamo? Sono Giacomo Cautillo, il direttore della pasticceria. E questo è un ruolo molto importante. Specialmente per diciamo la vostra pasticceria molto conosciuta qui a Napoli. Nella mia umiltà sicuramente è importante, perché controllare la qualità del prodotto è basilare per mantenere un certo tipo di rapporto con i clienti e nello stesso momento avere il nome molto in alto per quanto riguarda la pasticceria napoletana. Da quanti anni esiste la vostra pasticceria? È una delle più antiche di Napoli, è dal 1905 che è nata questa pasticceria da parte di 3 fratelli calabresi che vennero a Napoli e aprirono prima a via Roma e poi si divisero e si spostarono uno dei fratelli qui a piazza San Domenico Maggiore. E lei è venuto a lavorare nella pasticceria per passione o magari è stato tramandato da qualche membro della sua famiglia? Allora, in questa pasticceria lavorava tutta la mia famiglia. Io, dopo essermi diplomato in ragioneria, amavo tanto questo lavoro che venivo da piccolino qui e sentivo i profumi per il vicoletto, c'era papà che lavorava a questo tipo di lavoro, mi piaceva tantissimo, ormai sono 40 anni a passare che lavoro qua. Complimenti! Quali sono i dolci più richiesti? Ormai il turismo conosce, forse grazie anche a internet, ma comunque anche perché Napoli è famosa nel mondo, sono le sfogliate, il babà, la pastiera, nel nostro caso anche il ministeriale che è un dolce nostro tipico ed è un prodotto, un marchio registrato per cui lo facciamo da soli. E sono i prodotti che vanno per la maggiore, ma in tutta Napoli non solo. Oltre alla creatività, quali sono altre doti che un buon pasticcere deve avere? La prima cosa è la passione. Questo tipo di lavoro non si riesce a fare se non si è appassionati con quello che si fa, perché altrimenti non riesce nulla bene. Siccome è un lavoro molto sacrificato, qui non si lavora soltanto il sabato e la domenica, tutte le feste comandate si è qui a lavorare. Per cui se non parte dalla passione, dall'amore per quello che si fa, non si riesce. E poi logicamente c'è la bravura del pasticcere, il momento adatto per fare un tipo di prodotto, anche perché l'umore si trasmette in quello che si fa, sempre. Come ultima domanda, si può paragonare un dolce a una bellezza della città? Allora, i nostri dolci in generale rispecchiano quello che sono il vero napoletano. Se noi mangiamo la sfogliata, per esempio, abbiamo quella parte esterna un po' dura, poi all'interno si trasforma in qualche cosa di eccezionale, si trasforma in profumi, sapori, dolcezza. La stessa cosa è un napoletano, la ragazza napoletana che può sembrare da lontano così dura, poi quando ci si avvicina ti avvolge un qualche cosa che solo forse a Napoli riusciamo ad avere. Ma non solo, è lo stesso con noi, facciamo il babà Vesuvio. E che cosa possiamo rappresentare meglio del Vesuvio come babà? E questo è un altro nostro prodotto registrato, per cui praticamente portiamo Napoli nel mondo con questo tipo di cose. La ringrazio per il tempo che ci ha donato.